Signori, questa sera c'è aria di cambiamento, ci sono delle nuove voci. Benvenuti tutti alla 19ª puntata di Takedown dal vostro Alan Mac e Michele Avino. Beh, buonasera a tutti amici della IWE e benvenuti in una nuova puntata di Takedown. Fa strano vedere dei nuovi commentatori, specialmente me a Takedown, ragazzi. Ma andiamo a vedere il match di questa sera, che c'è veramente tanta carne al fuoco questa sera, tanti bei match, tanto da vedere, tanto tutto. E vedremo un super match, Bobby Blackwell contro Bogdan. Vladimir Putin dei poveri. Allora, quando è che mi farai affrontare il tuo gorilla in mutande, solo io e lui? Faresti meglio a sciacquarti bocca quando parli con sottoscritto, nonché consulente legale di colui che ti batterà per titolo di campione del mondo dei pesi massimi IWE, mio cliente Bogdan Ivanov. Infatti, sottoscritto Alexander Volkov è rimasto estremamente deluso nel vedere che titolo è detenuto da inetto, patetico mezzo uomo che passa più tempo a mettere gel sui capelli e fare balli stupidi invece di computarsi da vero campione. Per fortuna mia e di Takedown, avreste il mega problema a essere risolto. Vuoi affrontare mio cliente, nonché futuro campione del mondo dei pesi massimi IWE, Bogdan Ivanov, stasera a Takedown? Sarai accontentato, patetico Brad Pitt preso con sconto a mercatino capitalista italiano. Lo ha proprio trattato. Allora, intanto è importante avere un certo stile. Quindi di certo non accetto consigli sulle pettinature da un pelato sessualmente represso che sfoga sicuramente ogni suo istinto sui suoi uomini grossi e muscolosi. Poi dai, parliamoci chiaro. L'armata russa è tutta senza capelli. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Altra cosa, credi davvero che sia così semplice affrontarmi in uno contro uno? Perché finora non ho mai visto il tuo assistito senza i suoi prodi scudieri a parargli il culo quando è in difficoltà. Quindi, a scanso di equivoci, adesso vorrei darti un bel incentivo per farmi odiare un po' da te. Signor Volkov, ora puoi baciarmi il culo. Oddio! Oh oh oh! L'ho spinto a terra! Ehi, cavolo! Alexander Volkov proprio, come posso sarà, dire, ragazzi, sarà il nostro main event, Bogdan Ivanov contro Bobby Blackwell, un match solamente da non perdere. Ma entriamo nel vivo col primo match, abbiamo subito Crazy Horse, il cavallo pazzo, la cresta più rossa del mondo, signori, e le prese con Martinicius, che è subito messo a terra con un Excisor. Se ne Crazy Horse lo mette a terra con questa arm drag. Cavallo pazzo è uno dei personaggi più imprevedibili dell'IWE, di tutta la federazione. Non sai mai quando colpisce, non sai mai come colpisce. Eh sì, adesso dovremmo vedere Martinicius come si comporterà con proprio Crazy Horse. Chissà, Martinicius potrebbe spuntarla, però vedremo. C'è tanto da vedere, anche perché ricordiamo questa è la penultima puntata, splendido Martinicius intanto, penultima puntata prima dell'evento più importante dell'anno, WrestleMania, ragazzi, ci siamo, finalmente siamo arrivati al momento clou della nostra stagione. Esatto, manca davvero poco a uno degli eventi più importanti qui in WWE, ovvero WrestleMania. Beh, non subito è però proprio come l'hai detto. Grazie. Da subito Martinicius va a mettere a terra con questa Excisor Driver e subito Moonsault, Vinicius ancora Moonsault. Spettacolo Martinicius in questo frangente, due perfette standing Moonsault che non vediamo tanto spesso, non ne vediamo spesso due eseguite di fila, tra l'altro. Va subito Martinicius, carica il proiettile. Tanto l'ho fregato! E ci sono ancora! Martinicius forse ha trovato il punto debole di Crazy Horse, ovvero ragionare come lui. Esatto, sì. Bisogna ragionare come si deve nel mondo del wrestling. Esatto, Irish Whip verso... No! Attenzione, Backbreaker! E qua... Crazy Horse ritrova un po' di... un po' di lucidità, diciamo. Già. Tanto Martinicius lo colpisce con questa gomitata. Calcione in volto
prova lo schienamento. Uno, due, solo conto di due. Splendida rolling enziguri kick che gli vale un conto di due per Martinicius. Grande prova da parte sua. Eh sì, Martinicius ha sempre dimostrato di sapersela cavare. Piano piano sta convincendo, credo, la dirigenza. E magari in un futuro una title shot potrebbe averla. Intanto Occa Stunner! E qua può mettere già la parola fine. Qui tante Horse parole di elogio e poi Stunner improvvisa di Crazy Horse. Eh sì, sì. Sono un gufone. Tanto però guarda Martinicius come riparte alla grande. E attenzione, super kick. Qua Martinicius parte. Ancora calcione evitato. Attenzione a Martinicius, no. Crazy Horse se lo carica sulle spalle. Death Valley Driver. In rolling Death Valley Driver, ancora sulla terza corda. Crazy Horse pronto a chiudere, ancora diving elbow drop. Prova, 1, 2 e 3. Conto di 3, ragazzi. Ottima prestazione da parte di Martinicius, ma Crazy Horse si conferma come uno degli atleti più promettenti della federazione. Peccato, Martinicius ha fatto una bella prestazione, ma non gli è bastata. Non gli è bastato per niente. Andiamo avanti, ragazzi. Robert Lauenberg contro Ghost, l'ex IWE World Heavyweight Champion. Adesso attualmente campione international, che subito va. Lauenberg spinge via Ghost. Robert che ha compiuto il suo ritorno nel corso della Royal Rumble esattamente quest'anno, sì, quest'anno. Ma alla fine me l'ha trovato. Alla fine l'ha trovato il pesce che voleva Simone. Non lo so. Guarda, a parte il fatto che non mi devi nominare Simone in questa agenda, perché scusami. Dopo la settimana scorsa, guarda, Simone con me. Perdonami. No, ma come si può credere di poter mettere così, umiliare un ex campione del mondo, quelli che loro lo chiamano vecchio di merda e che dovrebbe essere uno dei più grandi, una delle più grandi leggende di questa federazione? Eh sì, Simone lo ha letteralmente fregato la scorsa puntata, il nostro caro Morris. Ed è per questo che King Tommy è stato radiato dal ruolo di commentatore e hanno lasciato me alla conduzione di Takedown. Eh già, intanto Ghost mette giù Robert. Ci perdiamo in chiacchiere, qua il match continua. Tanto backbreaker di Robert. Tanto lo scaraventa via. Attenzione, ancora graffia la schiena con i suoi guanti che gli faranno sicuramente male a Ghost. Ma attenzione, oh, ghiottinato a Ghost sa sempre come trovare una reazione, te lo ritrovi all'improvviso e non sai come comportarti quando Ghost caccia questi trucchi, queste magie. Esatto. Però c'è da ricordare forse l'interferenza di Masada che potrebbe costare a Ghost il match. Non continuiamo a bufare questa sera. È una mia supposizione, potrebbe anche non avverarsi. E fu così. E fu così che succede. Tanto qua Ghost sta letteralmente giocando con il suo avversario. Ha trovato il momento di vantaggio e non vuole lasciargli respiro. Ma non alzarlo, non fare questo errore. Ecco. No, invece. Mamma, Ghost è uno spettacolo da vedere. È sempre stato uno spettacolo. Azione Ghost. Mamma mia. Lo rimette di nuovo giù.
fa bene a metterlo a terra, che Goldberg, Robert Lundberg è gigante. È la strategia migliore quando sei molto più basso, molto più piccolo, molto più munito rispetto al tuo avversario. Lasciarlo giù, non dargli il tempo di rialzarsi. Eh sì, proprio Ghost sta sfruttando questa tattica. Non riesce a farlo alzare, ma Ghost invece ha preferito rialzarlo. Lo mette sulle corde. Cosa fa? Oddio. Oddio, che arriva! E qua l'ha fregato. E qua l'ha fregato Robert. Trovato un buco nell'acqua Ghost. E questo gli potrebbe costare veramente tanto questa sera. Di spada ferisce. Intanto lo riporta dentro al ring. Robert prova a prenderlo. No! Ghost si libera. Attenzione. Attenzione! Ha perso troppo tempo Robert nel momento in cui l'ha lanciato sul ring. Doveva agire subito. Ha dato troppo tempo a Ghost. E a Ghost non bisogna dargli troppo tempo. Esatto. Adesso Ghost può approfittare, ma Robert lo mette giù. Esatto, così attacca lucidamente, muoviti, non fermarti, vai, attacca, colpisci! Come non detto. Ecco. Ho gufato anch'io. Mi spezza il braccio a Ghost, però Norbert ributta giù. Errore di Ghost, doveva mirare alle gambe. Adesso Robert, cosa ha intenzione di fare? Attenzione! Anche lui! L'ha colpito, spear tra le corde. Impatto devastante, però ancora Ghost, come se non fosse successo nulla. Non ha sentito niente. Cioè, come fa a non sentire niente? Io seguisco una spear del genere, mi spezzo a metà. Ci sono delle eccezioni. Ho capito. Attento. Tanto l'arbitro conta fino a 6, ma Ghost perde un po' di tempo. Colata pazzesca. Headbutt. Fallito miseramente Ghost il volo dalla terza corda. Non ho capito se voleva provare un assento o non voleva deliziarci con una Harry Carrana. Mi sa che non lo sapremo mai. Non lo scopriremo mai. Intanto Robert, no. Ghost riesce a schivare, lo colpisce alle gambe. Attenzione, ci prova! Prova la cutter, niente! Ma Robert va, lo mette giù. Gli è partito il treno. Bip bip. Attenzione, prova a togliergli il fiato a Robert, ma Ghost si alza subito. Bravo Robert, così, senza perdere tempo. Adesso, no, ha ricevuto il versato. Io mi chiedo quanta forza ha Ghost per riuscire a sollevare uno come Robert. Beh, l'ha sollevato un minimo, dai. Ho capito. Però abbiamo visto back body drop, hip toss, lancia ricorde, come fai? Attenzione, intanto qua situazione critica. Attenzione, Robert prova un superplex! Dalla seconda corda Robert colpisce e sa ancora che perde tempo. Non perdere tempo, attacca. Attenzione, potrebbe essere andato leg drop, e l'ha messa a segno. Deve agire ancora. Ghost non si fa battere così facilmente. Intanto continua ad aspettarlo. Sweep. Ecco, appunto. C'ho gusto, te l'avevo detto. Oddio, attenzione a che cosa fa. Sunset Flip Powerbomb. Aia. Per Robert si avvicina il tramonto.
Mamma che impatto! Mamma mia che impatto! L'ho sentita da qui, oh mio Dio! Intanto però Robert... si è appena connesso, non avete sbagliato canale, non avete sbagliato video. Siamo Alan Mac e Michele Avino per commentare Takedown. Non è un sogno, ragazzi. Attenzione, Caster! Out of nowhere! Ma tocca le corde! Subito Robert a toccare le corde, bravissimo! Ha mantenuto la lucidità. Kratos Cutter non perdona. Attenzione, va con questa serie di combinazioni. Ginocchiata finale! Qua si carica Ghost! Adesso che cosa avrà intenzione di fare? Lo prende. Mette all'angolo. Oh mio Dio. E guarda come lo solleva. Come se non fosse niente. Come se fosse un peso piuma. Attenzione, che cosa fa? Oh mio Dio. L'ha inchiodato. Prova. Cos'era una rampage? Sì, era una rampage dalla la terza corda. Tanto Ghost, cioè, per farti capire quanta forza c'ha Ghost per riuscire a fare una manovra del genere, bisogna fare controllini. Vabbè, non li fanno a Fury, secondo te li fanno a Takedown? Non lo so. Ciao Mauri, ciao, ti manchi Mauri. Intanto Ghost. Ghost Cutter ancora! Ancora Ghost Cutter! Uno! No! Non è vero! Non è vero! No! Oh mio Dio! Che si deve inventare per tenerlo giù? Cosa si deve inventare, Ghost? Ancora all'angolo! Va con queste spallate! Mamma mia, cioè, abbiamo visto una sunset flip bomb verso l'esterno, una rampage dalla terza corda, due Ghost Cutter e ancora niente. Attenzione, va a prenderlo di nuovo. Quanto Robert lo solleva. Oddio, è liberato Ghost. Zigzag di Ghost. Adesso potrebbe provare Spear! Ma tocca le corde. Ma io ho sempre detto, bisogna fare match senza corde. In AEW dobbiamo abolire le corde. E se lo spingono giù cade fuori dal ring. Se non ci sono tipo sumo. L'AEW deve diventare l'AEWSE, l'Italian Virtual Sumo Entertainment. Oh mio Dio. Se succede sarò contento di vederlo dal vivo. Tanto brutta botta per Ghost, che colpisce male la protezione della terza corda. Prova a scappare. Tanto body drop. Ancora si incaglia sulle corde Robert per fare questa throwback. Però che bella agilità anche da parte di Robert. Eh sì. Tanto no. Ghost prova a sollevarlo, ma no. Attenzione che parte Robert. Qua è partito Robert. Suplex. Due match senza esclusione di colpi. Esatto. Sono entrambi stanchi entrambi. Entrambi stanchi entrambi. Bellissimo. Resterà per sempre nelle memorie di Takedown. E ricordiamo tanto che siamo solo al secondo match. Questa sera, non dimenticate, avremo Bogdan Ivanov contro Bobby Blackwell. Ti prospetto un main event esplosivo, un bel antipasto di quello che vedremo a WrestleMania. Intanto Robert Robert! Leg drop!
Qua Robert potrebbe... Cosa fai? Cosa fai? Chiudi! Chiudi! Perde tempo, ma questo perché? È veramente un errore. È un errore madornale quello che fa Robert. Ogni volta è insecure. Calcione. Cioè, più che un calcio è stata proprio una sberla. Eh sì. Intanto Goss potrebbe approfittarsene. Questo errore, questo approfittato. Infatti. Robert va. Mamma mia, ragazzi. Intanto va Ghost Flatliner contro la protezione della seconda corda. E qua bisogna chiudere, ragazzi. Abbiamo delle tempistiche, abbiamo degli orari. Intanto cosa fa Ghost? Mamma mia. Intanto Famouser riprende Ghost. Subito Ghost ci riprova. Ci riprova, ma evita ancora la cutter. Va con una body slam. No, reversa il DDT. Cioè, guarda, trova sempre una reazione all'ultimo secondo. Fantastico, Ghost. Adesso Ghost. Ghost arriva! Chiudi! Chiudi! Schiena. Dai, schienalo, Ghost! Muoviti! Uno, niente. Non è vero! Non è vero! E qua posso fare in onore a Jack. Fight forever! Fight forever! Qua, quanto finiamo? Ancora! Lo scatter! Ghost scatter! E niente! Ma basta. Ma ragazzi, se Alan non lo vedrete per un bel po', è andato a prendersi una boccata d'aria dopo questo match. Mica solo una. È uscito pure fuori dal ring Ghost in segno di frustrazione. E la terza cutter ancora corde. Che cosa deve fare Ghost per metterlo giù? Victory roll. Uno. Nulla. Manco con questo. Le prova tutte Ghost per riuscire a metterlo a terra. Tanto sbattono contro Facebuster. Con che violenza. Cioè, l'ha preso per i capelli, boom, bam. Eh sì. Tanto va Ghost a riportarlo sul ring. Qua Ghost è proprio frustrato alla grande. Bravo, ancora... provo di sottomissione, vai. Adesso Ghost. Ancora. Headlock driver, chinlock driver, come vogliamo meglio chiamarla. E ancora Robert che trova la reazione. Ma qualcuno si fermi! Ancora! Ancora Robert, però lo riporta dentro al ring. Ma Robert perde ancora tempo. Ma adesso cosa fa? Si è caricato molto bene. Prova dalla splash. 1, 2. No! 2.9. Ecco Ghost si libera ancora. Ma qualcuno rispari, qualcuno lo fermi. pure. Il povero Alan è disperatissimo a vedere sti due continuare. Stunner. Non che il match non sia bello, ma è stato andato troppo per le lunghe. Abbiamo uno show da commentare qui. Si vede che vogliono Masada, continuare. Masada, dove sei? Dov'è Masada? Chiamate Masada. Intanto Robert cosa fa? Butterfly suplex. Cosa esulti? Chiudi.
non esultare! Esulta lui! Cosa esulti? Qua non solo vediamo la disperazione di Ghost, ma anche la disperazione di Alan per finire questo match. Uno, due, è tre! Finita! È finita! Ha vinto Robert! Robert che ha fatto l'International Champion! Mamma mia! Mamma mia, con una crossbody devastante, ha chiuso Robert! Ha chiuso Robert, ragazzi! Ha vinto Robert! Ha vinto Robert! Aiuto! Mamma. E qua Alan, dovrà prendersi un ventilatore per questo match. Era da molto molto tempo che non mi facevo vivo. Dovevo recuperare dopo la bruciante sconfitta subita per mano di quell'ebete e quello stupido di Ghost. Sapete, certe volte le sconfitte pesano, pesano come un macigno. La mia sconfitta contro Ghost è stata devastante, ma non solo a livello fisico, ma anche a livello mentale. Ho dovuto capire, aspettare, confrontarmi con me stesso e capire che forse a volte per andare avanti con il futuro bisogna fare un passo indietro. A WrestleMania, Ghost, io ti sto aspettando. Non vedo l'ora di rimettere le mani contro di te. Voglio strapparti quel titolo, voglio far vedere a tutti che non sei in grado e degno di mantenere quella cintura. Ho dubitato di te, ti ho sottovalutato, non pensavo che fossi alla mia altezza. Ma ho capito una cosa, a WrestleMania, nel nostro match, nella nostra rivincita, tornerò alle origini e ti affronterò nel primo match che mi ha visto protagonista qui in WWE, ossia un Extreme False Count Anywhere match, tutto è lecito, si schiena dove si vuole, voglio vedere cosa tiri fuori, anche perché si tornerà al passato. A 3 non troverai Masada, di fronte a 3 troverai l'Hardcore Interracial Man e ti farò vedere i sorci verdi, non avrò pietà, ti distruggerò e poi ti manderò definitivamente all'obitorio. Ma prima, ricordati una cosa. Put heel, stocking and lipstick and go to work, bitch. Parole pesanti. Parole veramente pesanti da parte di Ghost. Che rivuole a tutti i costi quel titolo. Eh sì. Masada l'ha proprio presa sul personale. Ha detto che farà un passo indietro. E avresti almeno alle origini. La WrestleMania affronterà un Extreme False Count Anywhere. Mio Dio, cioè... Qua Masada proprio l'ha presa sul personale, per il fatto di Ghost. Ma intanto... Qui c'è il match di Anonymi contro Taylor. Intanto Taylor va a metterlo a terra, Anonymi. Ah, con un leg drop di Taylor. Adesso va. Mette ancora in difficoltà Anonymi. Intanto Anonymi va continua a contrattaccare. Taylor continua a schivare. No! Anonymi si scansa. Partito bene Taylor, che adesso fa anche la ritirata strategica. Furbo, furbo, molto furbo. Bravo. È andato a prendersi un piccolo break. Va! Riparte l'attacco! Ora ancora Taylor va a riportarlo. No, lo riporta Anonymi dentro il ring. Va Anonymi, va a la mettere a terra. Anonymi che va. Anonymi dà un calcio. Va a prenderlo per la gamba, ma invece Taylor lo butta giù. Con ancora questi Taylor, calci. Ci sei convinto. Eh sì, Taylor sta continuando a mettere a terra Anonymi. Intanto è partito l'annuncio, WrestleMania International Championship Extreme False Count Anywhere, Ghost contro Masada. La rivincita, la vendetta, l'ultimo capitolo. Intanto Anonymi continua a mettere giù Taylor.
va a trascinarlo, va a portare al centro del quadrato. Vuole fargli male a un braccio. Oh! Vuole fargli male un braccio. Usate. No, è bellissimo. Vai avanti, che è bellissimo. Ok, ancora Tanto. Taylor. Però cosa fa? Attenzione! Adesso sono manovre illegali. Arbitro! Tanto Irish Whip, anonimi. Anonimi. Occhio, brutta posizione, brutta posizione, brutta! Back superplex sull'Ebro Suplex, perché superplex? Esco. Nella foca lui l'ha voluto ampliare questo suplex. Esatto. Taylor reversa. Attenzione, Oddio, super kick. mamma mia. Si sono evitati entrambi dei calci. Guarda Taylor Taylor, esce. bravo. Bravo Taylor, come scappa fuori dal ring per riprendere. Ma che se ne sta andando? Attenzione. No, lo sta invitando. Cosa fa, Anonimi? C Cosa cosa hai fa? fatto? Cosa hai fatto? Perché? Perché? Cos'era? Qua Anonimi ha voluto provare una manovra impossibile. Intanto Anonimi! Non era molto chiara come azione, comunque. Uno, due, non basta. Conto di due ancora per Anonimi che si riprende da quella brutta figuraccia. I botch belli, i botch in diretta, fantastici, ragazzi. Mania. Tanto Anonimi. Va con la sua manovra finale. Uno. Du. Non è successo niente, conto di uno, vai tranquillo. Beh, Taylor. Tanto. Qua Taylor a metterlo nell'angolo. Buon match anche questo. I due sono molto equilibrati con Taylor forse che è partita la gara. Ehi. Lo sfotte? Anonimi non ci sta. Giustamente, giustamente è stato provocato. Va, attenzione. Bitter end. Uno. No, Nulla. tranquillo, niente, niente, non è tranquillo, un conto lì. Intanto va con un double foot stomp. Anonimi. Prova con un calcio, ma Taylor mette giù questa Dragon Screw. Ah, non è. E ringrazia anche, saluta. Si inchina. Attenzione. Andrag di Anonimi. Si rialza subito. Taylor, ma però si becca con questa Shin Breaker. Shinbreaker, io perché ero convinto si chiamasse Heelbreaker, non lo so. Lieto di averti illustrato. Grazie. C'è qualcuno che di mosso ne sa più di me, visto? Esatto. Intanto va Anonimi. Anonimi va con la Shot DDT. Uno, due, E nulla non da c'è il 3, fare. ragazzi. E non c'è il 3. Taylor ancora che resiste. Taylor sorprende, signori. Perché infatti Anonimi non è uno con cui scherzare. Eh sì, ma ancora, ancora spezzargli il braccio. Dovrebbe però continuare con quella strategia. Se tu mi prendi di mira un arto, continua ad attaccare quell'arto, non passare subito a un'altra azione, resta con la tua strategia. E va a segno.
Però forse tocca corde. Le corde, infatti. Corde. Buona chiamata dell'arbitro. Perché molto spesso e molto volentieri... Attenzione! Oh, ancora! E qua le corde non lo salvano stavolta. Uno, due e tre. Esce il tre. Anonimi vince questo incontro, signori. Gustiamocelo, Anonimi. Comunque, sorprendente prestazione di Taylor. Ma comunque, Anonimi continua. Continua il suo percorso. Assolutamente, grandissima prestazione di Taylor che è andato bene nelle fasi iniziali. Ha dominato la fase iniziale. E qui c'è Thunderfall. Alziamo le mani, signori. Thunderfall. Possiamo definire il volto di Takedown. Ma mi sa che vuole andare a parlare. La bellissima sigla The Vengeful One dei Disturbed. Sentiamo cosa avrà da dire il nostro campione. Salve popolo di Takedown. Sono passate diverse settimane da quando ho perso il titolo massimo di questo roster, ma ci tengo a sottolineare che è stato solo un momento di mia debolezza, di mia disattenzione. Che non si mettessero in testa quei tre sbuffoni di Bobby, Bogdan e Benny di sentirsi superiore a me. Quindi il sottoscritto ha un obiettivo davanti a sé, ovvero riprendersi ciò che gli spetta. Chiunque ostacolerà il mio cammino verrà punito. Lo prenderò letteralmente a calci e gli farò assaggiare la mia potentissima Locomotive Slam. Vi darò dimostrazione della mia ira. Chiunque voglia si faccia avanti. Vi aspetto qui, ora. E si presenta Benny Green. Addirittura Benny Green vuole osare ad affrontare Thunderfall. Osa addirittura, osa. Oh, qua Benny Green vuole dimostrare a tutti che riuscirà a battere Thunderfall. Se ci riuscirà. Sicuramente una gran bella svolta per Benny Green che sta veramente crescendo settimana di settimana. Un faccia a faccia tra i due. Il match inizia. Il match è ufficiale. Open challenge accettata da parte di Benny Green. E il nostro campione, anzi il nostro ex campione, tranquillo. Benny Green che replica. Parte subito Benny Green. Oh, comunque io mi sono giocato un nichelino che Benny Green possa fare il miracolo a WrestleMania, che vinca il titolo, perché è un uomo che merita quella cintura. Il nichelino, il famoso Penny di Tommy, ancora esatto. Presente qui a Takedown. Prima o poi lo spenderò quel Penny, guarda. Tanto che succede? Azione confusa. Entrambi che non vogliono farsi colpire, ma Thunderfall va preciso con un super kick. Attenzione, ma con Joe Breaker mette giù il dottore. Qua Thunderfall va subito. Vuole subito fare. I fan UPW saranno contenti visto che c'è Mr. Table qua, che sarei io. Provato a fare non so cosa, Benny Green subito l'ha riportato giù, evita il super kick. Ma Benny Green va a prenderlo. Splendido, una finta da partire di neckbreaker per poi andare per una come possiamo chiamarla, knee strike, visto che è andato di ginocchio. Sì. Va Thunderfall, va a buttarlo fuori. Ma qua bisogna fare attenzione che ci spacca il tavolo. Va Benny Green ancora. Sono stanco di vedere
tavoli rompersi, basta, firmiamo tutti quanti, tavoli d'acciaio vogliamo. Qua si deve fare una petizione che Alan Mac ordinerà i tavoli in acciaio. Assolutamente, assolutamente. Attenzione che siamo al conto di 6. Si rientra. Conto di 7, rientra anche Benny Green. Gente che entra, gente che esce. Facciamo su e giù, dai. Voilà. Attenzione Benny, no! Evitato, ma proprio male, ma proprio male. Ha calcolato male le distanze, Benny. Però riesce a riprendersi subito con questa invert DDT. Ah, con attenzione Benny Green va con questa combinazione. The Doctor, signori, The Doctor. Quando il regno era vivo era grazie a lui che si andava avanti, oltre che al nostro caro Re King Tommy. Michele mi guarda così, non mi risponde perché... Non dico niente, Alan. Era parte della resistenza anche lui. Ero l'unico forse che tifava il regno. Sì, sì. Non dico niente su questo fattore. Il nostro re benevolo, il nostro benefattore trattato così. Ma il re cosa? Il re delle cazzate, possiamo dire. Ma quali cazzate? Le cazzate quelle che stai dicendo adesso? Ma dai, per favore, ma fai il bravo. Ma vediamo, poi vediamo come Prisoner toglierà questa illusione che tu ti stai creando. Ok, attenzione a Benny Green. Questa volta è Benny Green. Oh, c'è sempre la maledizione. Chi prepara un tavolo alla fine ci va contro. Oh! E senti il pubblico come apprezza. Proprio this is awesome. Avete il pubblico. E loro apprezzano, ben... tanto devo montare io, quindi. Qua wow, un tavolo di Alan costa la bellezza di 20 euro. E non mi hanno mai pagato. Non mi hanno mai pagato. Qua bisogna risarcire tutti i danni di ogni tavolo. Attenzione, super kick di Benny Green. Super kick, German suplex. Abbracci incrociate, cross armed German suplex. E mamma no, ma per Thunderpool non è successo niente, tranquillo, una mala amministrazione. Thunderpool alza Benny Green, lo butto ancora fuori. Sì. Un po' lo butta come la monnezza Thunderpool a Benny Green. Gettato via l'umido. Mauri! Attenzione, ginocchiata al fianco. Attenzione a Thunder. Thunderpool. Lo guarda. Non c'è più, Benny Green. Più il tavolo. Ancora. Oh! Occhio, conto di 6. Potrebbe vincere per count out Benny, ma non lo fa. Perché non lo fate mai? Perché? Perché? Si vede che Benny Green... Si vede per questione di orgoglio per Benny Green. Sì, ma che sembra una vittoria. Attenzione a Benny Green. Attenzione. Occhio a Benny Green. Sa per arrivare la spia dell'onnipotenza! Mamma mia. Torna sul ring Benny. Invece no. Continua a uscire. Proprio vuole schienare Thunder. Vuole schienare Thunderpool. Va a risweep Thunderpool, lo butta ai gradoni. Allora va ancora, lo lancia via Thunderpool. Spinge via l'arbitro. Va bene. Spinge via anche l'arbitro. Mi stava contando tranquillo, si è stancato, l'ha buttato giù. Thunderpool ha fatto pure bene. Attenzione! Occhio per attenzione anche a Thunderpool! Ma adesso distruggeranno lo stadio, ho capito. E non siamo ancora alla fine, ragazzi, eh.
Qua proprio Thunder lo guarda, si ride, ride sotto i baffi. E beh, ancora torna sul ring, blocca di nuovo il conteggio. Non si stanno risparmiando, a parte che Thunder Paul l'aveva anche promesso, chiunque mi avrebbe sfidato, avrebbe accettato la mia sfida, lo avrei distrutto. Un po' lo sta di... anche Benny Green ci sta mettendo il suo, però Thunder Paul sta mantenendo fede alla sua promessa. Attenzione Thunder Paul, lo lancia via Benny. Lo fa, sale sulla terza corda. Sulla terza corda Thunder Paul. L'ha schivato Benny Green. Ma è caduto in piedi. Sembrava un thrust kick. Attenzione. Aia. Slingshot DDT proprio contro l'Apron Ring. Ma per Thunder Paul è successo niente. Vai tranquillo. Tranquillissimo proprio Thunder Paul. E questa l'ha sentita. Pure io. Qua Benny Green dice che è l'ora del dottore. Slingblade. Ora va Benny, no. Non è successo niente per Thunder Paul, vai tranquillo. Benny Green esce fuori dal ring. Non è successo niente, tranquillo. Oh. Tranquillo. Tranquillo. Ma ha colpito l'arbitro! Oddio, ha fatto fuori l'arbitro! Oddio. Thunder va a prendere un oggetto. Mi sono ammazzato a baseball, ma Benny Green lo prende subito! Boom. Oddio, si è salvato, si sta resando l'arbitro. Va ancora questo slingshot DDT! Ma ci è mancato veramente poco. Veramente, veramente poco. Occhio a Thunder. L'arbitro va a prendere la mazza, va a buttarla fuori. Non l'ha sentita Thunder. Ha provato la spear. Ha evitato la locomotive Thunder. Attenzione. Oh, go to sleep. No, non ci credo. Non ci credo, no. Ma non è successo niente. Attenzione, reversa rana. Benny Green che prova a chiudere così. Ci prova così. Uno, due. Conto di lascia. Due. Conto di due. Attenzione, intanto Thunder va a prenderlo. Oddio. Oddio. Oh, attenzione, Muscle Buster. Muscle Buster. Muscle Buster. E non è ancora finita. Non è ancora finita. Attenzione. Ecco la Shock Slam 1. La prova a chiudere, prova così. Uno, due. Conto di uno di Benny Green. Conto di uno di Benny Green, ragazzi. Ma di che stiamo parlando qui? Conto di uno. Senza parole, senza parole. Benny Green riesce a resistere. Cioè, questo è uno di quei match che tu senti l'atmosfera di WrestleMania che sta per arrivare. Esatto. Oh, tanto. Thunder Paul va. Locomotive Slam. Arriva Locomotive Slam e chiude. Uno, due. E no. Non è contento. Non è contento. Non gli basta. Herman. E ancora suplex finale. Thunder Paul va all'angolo. No Thunder, non così. Togli il cuscinetto. Va con una sweep Benny. L'errore di Thunder che doveva finire. Oddio! Locomotive Thunder! Slingshot Spear! Tra le corde! Tra le corde!
Va ancora Inseguri. Attenzione, Ario. Oh, attenzione! Sbatte sul turnbuckle scoperto. E questo l'ha sentito Thunder. L'ha sentito. Va a mirare un arto. Benny Green. Va ancora Rizvip. Vuole sbattere ancora sul l'angolo scoperto. No. Ma con questi pugni. Lo punisce. E lo lancia via. Getta via l'umido. Azione Thunder. Infierisce ancora. Attenzione, mamma mia. Iron Claw Slam. Subito throwback. Di lato, tra l'altro. Può chiamare la chiusura. Va per la chiusura. Ma per chiudere lo scopo di Thunder. Uno, due. No! E ancora no! Minimo alzamento della spalla. E Benny Green che reagisce ancora. Ancora no. Jawbreaker. E come dice Jack, fight forever. Fight forever. Ma ancora Benny, niente da fare. Ma trova la reazione. The Doctor Bulldog. E va Benny, dovrà provarci. Niente da fare. Thunderfall. Lo colpisce di dietro. Attenzione, l'arbitro è distratto. Sto mettendo a posto la protezione. Poteva approfittarsene adesso, non ne ha approfittato Thunderpool. Eh sì, Wes è strano. La evita! Ancora evita dal Locomotive Thunder. Benny, se non la vinci vengo là e t'ammazzo. Attenzione, l'ha promesso Alan. Ma Benny va ancora a mirare le braccia. Ancora Rizvip all'angolo. Aspettava sicuramente la protezione scoperta. Invece l'arbitro l'ha appena sistemata. Ancora. Qua se Benny non la mette a segno non ne usciremo più. Invece mi ha ascoltato. Go to sleep. L'ha fatta. Vai a chiudere Uno. Benny. 2 no. 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 Non ci posso credere. Non riesco a crederci. Mio Dio. Il match prosegue. Oddio, sparateli tutte e due. Attenzione, di nuovo Muscle Buster. Se non gli si è spezzato la schiena adesso Benny Green, non so cosa lo possa spezzare. Dopo arriva Locomotive Slam. E sono due. Basta, è finita. 1-2. Come? Ma chi? Scusatemi. Ancora Locomotive Slam. La terza. 1-2-3. Non ce l'ha fatta Benny Green questa volta. Thunderfall vince. Ma che prestazione da parte di Benny Green. Che prestazione. Applausi per Benny. Però Thunderfall trionfa ancora. E va. Mamma mia. Thunderfall conquista questa vittoria. L'aveva promesso con la Locomotive Slam. Il traditore, ma che comunque continua ad amare. Lui, signori, la
leggenda morre. Ha rappresentato in tutto il mondo, perfino in Jupiter, lui è morre. Ogni passo che lui fa verso il ring è una lancetta che scorre verso la fine della carriera di Morrissey. È un momento epocale, è storico, goditelo, bevilo fino in fondo. Takedown è con te, tutto il popolo di Takedown è con te. Guarda, sì, sì, lotta energetica di Simo! È irrispettoso, è irrispettoso. Ma è irrispettoso cosa? Per tutte le volte che ci avete sparato a merda a noi di Fury, scusatemi. Adesso è giusto. Oh! Guarda, che schifo, ma siete dei venduti. Intanto guarda quel bello logo da sponsor. Sì, bisogna raffreddare i bollenti spiriti. No, no, ma che figlia. Se il match è senza squalifica, lui giustamente si attiene alle regole match, ovvero che non ci sono regole. Bravo, ne sei uscito testa alta, come piace a me, come piace a tutti noi. E contiamolo insieme, 1 e 2 e 3 monoschifo, 3 mono, il 3 monosillabo di felicità. Sentilo, che bello, sentilo. Bravo Simo, sì, bravo Simo. Qua ragazzi, qui sta per entrare Simone. Qua proprio Simone ancora se la sente galla dopo aver battuto Morris, però ricordiamoci per l'aiuto di Riot. Devo essere sincero, questa vittoria di Simone sta nel naso. Qua Alan in silenzio totale. Qua Alan io una vergogna. Ok, era solo uno scherzo, ma ora con grande felicità, con grande orgoglio, permettetemi di introdurre i signori, il best in the world, eccolo, me stesso. Ah, è stato proprio bello battere Morris, guarda, settimana scorsa gliel'ho detto, che mi sfidi, se mi sfidi mi tocca batterti, mica può pensare di battermi, no? E infatti, come avete visto nel recente spot che abbiamo fatto qua, ovviamente l'hanno fatto i ragazzi di Takedown, quindi non potete manco dire che sono io dietro, ma produzione loro, avete visto, ho dominato contro Morris da solo, io sono riuscito a batterlo, a buttarlo giù, 1, 2, 3 a casa, campione del mondo, ex campione di tag team, ex campione internazionale, ma ritirati Morris, sei ridicolo, a questa età sei ridicolo. Quindi niente ragazzi, sono qua, 100% vittoria, imbattuto sul ring,
ho fatto un esordio battendo un ex grande come Morris. Mi sono dovuto portare dietro, guarda, c'è il mio amico Riot, uno dei miei più grandi fan, mi sono dovuto portare dietro perché dopo aver sconfitto così Morris la popolarità era veramente qualcosa di troppo difficile da sostenere, cioè mi fermavano per strada, capito? Tu sei Simone, ti riconosco, hai battuto Morris, il GM di Takedown, sì, sei tu. E tutti che mi chiedevano, ma quindi adesso vai anche per il titolo? Sì, perché non vai per il titolo? Sei imbattuto, d'altronde. Quindi io ci penso, ma sai che vi dico? E se andassi per il titolo? Voi che ne dite? Che ne dice il pubblico di Takedown? Vado per il titolo? Oh, ecco! Arriva finalmente la giustizia fatta a persona, l'ex IBEW World Heavyweight Champion, il nostro vecchio preferito. Signori, quanto è bello rivederti, Morris! Eccolo, mi emoziona anch'io rivederlo, vederlo dal vivo! Dove sei, Morris? Dove sei? Fatti vedere, fatti ammirare! Sta arrivando. Tanto Riot e Simone lo stanno aspettando a braccia aperte. Venduti. Vergogna, Simone. Un match vinto grazie all'aiuto di Riot. Ci fate chiamare il best in the world. Vergognati. Vergognati, Simone. Tu che dovresti essere il general manager. Oddio, Morris è lì. Morris è lì. Morris è qui. Oddio. Morris. Morris. Ehi, non te l'hanno detto che i cani non possono entrare nell'arena? Vai, Morris! Tu scappa, coniglio, mi raccomando! Mamma mia! Tià, lurido, cane, bastardo! Tieni, tieni! E questo è il Morris che mi piace vedere, questo è il Morris che voglio vedere! Eccolo! Morris va a lanciarlo! Sulla sedia! Morris, vai! Porta un po' di giustizia! Vai, Morris! Vai, Morris! 3, 2, hell! Che emozione poterti finalmente riabbracciare, amico mio. E no. Attenzione, di nuovo. No, dai, ti prego, no. L'ho appena riparato. Attenzione, lo mette di nuovo giù a Riot. Riot in completa balia. Simone che è scappato via. Chissà dove se ne sarà andato. Sicuramente è andato a prendere le vacanze per il Messico. Assolutamente. E qua mi sa proprio che, come ha detto Morris, per Morris tutto. Vai Morris. Io mi allontano. Vai Morris. Sì. Tommy, tu sei un cane da sopprimere, e la tua soppressione avverrà a WrestleMania dentro la gabbia in uno steel cage match con me, hai capito? Cane! Quindi annunciato WrestleMania Riot contro Morris in uno steel cage match, signori! Mamma mia, Morris, un incazzato nero. Mamma mia, non vedo l'ora di vedere che manderà il canile a Riot. Ma intanto, it's main event time! Arriva Volkov. Universo di Takedown, sottoscritto Alexander Volkov, è qui per dare il rapido messaggio ai netto, patetico mezz'uomo che si trova sul ring.
Da quando hai vinto quel titolo hai fatto serie di errori inqualificabili mettendoti contro mio cliente e futuro campione del mondo dei pesi massimi IWE Bogdan Ivanov e contro sottoscritto nonché consulente legale di Armata Russa Alexander Volkov. Arrivando qui a Takedown mi aspettavo di incontrare campione dignitoso e invece trovo solo l'insulso campione che pur di fare fighetto osa mettere mani su un uomo di 75 anni. Prima pensavo tu fossi degno di stare nello stesso ring con mio cliente, Bogdan Ivanov. E invece con quello spintone direi che mi hai aperto gli occhi. Infatti, di fronte a te e all'universo IWE, comunico che il match tra Bobby Blackwell e Bogdan Ivanov è stato ufficialmente annullato. Potrai pensare che sia atto di cotardia, ma la verità è un'altra. Perché ciò di cui ha bisogno Bobby, The Bombshell, Blackwell, non è confronto con mio cliente, Bogdan Ivanov, niente affatto. Ciò di cui ha bisogno Bobby, The Bombshell, Blackwell, è sonora lezione per ricordarsi di non mettersi mai, non solo contro sottoscritto Alexander Volkov, ma contro l'intera armata russa. Per questo motivo, stasera tu, Bobby Blackwell, affronterai rispettivamente Innominatum, Abel Brown e Bogdan Ivanov, in un gauntlet match, e sappi che sottoscritto Alexander Volkov non dimenticherà tanto facilmente l'affronto subito. L'ho detto mille volte da quando sono qui, sottoscritto Alexander Volkov intende prendere il comando di intera federazione, e se Alexander Volkov dovrà passare attraverso Bobby Blackwell, Alexander Volkov passerà attraverso Bobby Blackwell. In poche parole, quello che sto cercando di dirti è che stasera, che tu vinca o perda, tu, Bobby Blackwell, sei spacciato. Cioè, quindi praticamente il match è diventato un gauntlet match. Sfida ardua adesso per Bobby. Vedremo se riuscirà a battere tre bestie. Tre bestie. L'armata russa. Se ho capito bene, il primo sarà proprio i Nominator. E poi arriverà Abel Brown. E poi contro Ivan Bogdan. Scusami, Bogdan Ivanov. Non mi sono confuso. Mamma mia, io sti tre non ci voglio avere niente a che fare. Ah ragazzi, ma il nomine, ma è così bello e carino. L'ho detto anche settimana scorsa. Perché ti sei dovuto rovinare così? Perché? Beh, c'è da dire che le droghe le hanno fatto effetto. Ah, porca miseria. Con l'alzano il pugno al cielo per indicare l'armata russa. Sfida tosta per Blackwell, ma Blackwell è uno tosto, veramente tosto. Inizia appunto i Nominator. E andato subito. Va Bobby Blackwell. Intanto proprio gli altri due là in fondo girano come degli squali. Intanto Innominatov. Innominatov o Innominator, come si chiama? Non lo so. Vabbè, non riesco, non lo so neanche come dirlo. Non si sa. Abominio, chiamiamolo Abominio. Sperando che la Marvel non ci faccia causa. No, io la chiamerei La Cosa. La Cosa, appunto, peggio ancora, ci fanno causa. DC o Marvel, qualunque brand siete, ci dissociamo. Vabbè, La Cosa e Abominio sono di della Marvel. Blackwell non ha per niente vita facile. Già. Cioè, se dovesse uscire fuori dal ring ci sono gli altri due a bloccargli le vie. Appunto. Appunto, attenzione a Blackwell. Olympic Slam. Tanto Innominatov. Tanto guarda fuori dal ring come guardano, attenti e vigili. Bobby non sa dove guardare. Guardali vermi. No, qua può scattare la squalifica se li solo toccano, Infatti non fanno niente. Cioè,
cioè Bobby non sa nemmeno dove guardare, se in, l'Abominio o Bogdan o Abel Brown. Tanto va Bobby Blackwell a mettere ancora a terra nominato. È ripartito Blackwell, il Blackwell che conosciamo, body slam di Blackwell. E ora Bobby va a prenderlo per un alto, ma nominato si libera. Un pugno sta veramente facendo male il Nomidatov. Attenzione. Sto distruggendo quel patetico inietto. Bella prova per Alexander Wolford, siete uguale. No, un po' troppo coperti i capelli. Io sono Alexander Wolford, io schiacciare inietti, patetici inietti. Va a lanciarlo via Bobby, mamma mia. Cioè io non vedo come Blackwell possa superare già un muro come questo abominio di persona, se così la possiamo nominare. Eh già, ma poi tanto Abel Brown che di umano non ha poco e niente. È solo pazzo. Bogdan che non è umano, cioè ha un è composto da parti meccaniche Bogdan. Cioè l'abominio, il pazzo è un robot. Che ha accoppiata perfetto. Cioè, accoppiato, sì, accoppiato. Sono in tre, accoppiata. Ma però Bobby non si arrende tanto facilmente. È messo a terra. Va a sollevarlo, lo lancia via per una gamba. Ma Blackwell. Va, attenzione. Mamma mia. Oh, si sta difendendo bene Blackwell. Si sta andando bene Blackwell. Sta riprendendo, attenzione. Attenzione. Pensavo Bombshell. Pensavo Bombshell, invece è andato di suplex. Va a buttarlo fuori. Guardate gli altri due, mamma mia. Nominabile invece va a riportarlo dentro al ring. Cioè, non è che vogliono attaccare, ma sono minacciosi. Ti mettono paura come si avvicinano. Cioè, non ti fanno niente, però comunque quell'aria di terrore ce l'ha. Attenzione, intanto! Attenzione! Bombshell! 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 Uno, due, e no. Tre! No! Ma è un classico dei match di Blackwell. Una bombshell non basta mai. È la bombshell di avvertimento. Nominato invece però va a prenderlo. Oh, attenzione! Attenzione però no, tocca le corde con i piedi. Si è salvato all'ultimo istante Blackwell. Ottima l'azione di toccare le corde in qualsiasi modo. Perché basta anche solo toccarle per poter interrompere qualsiasi cosa. Va con un arm in power slam adesso. Nominato. Attenzione, va con questi calci. Oh, che succede? Oddio! Oddio! Ma... Attaccato Ivano! E Volkov, come cazzo si chiama? Ha attaccato Volkov, il dottore, quello di... Il dottore che ha costruito Cyber Adam! E Cyber Adam è qui! Oh! Oddio! C'è anche Damon! Signori, scatta la rissa! Signori, questo match finisce così. Non c'è alcun modo. Non c'è alcuna... È finito così. Finisce qui. Direttamente da Fury, Damon attacca Abel Brown. E Cyber Adam alle prese contro l'Abominio. Attenzione, Cyber Adam! Subito! Stato Bogdan! Subito! È incazzatissimo. Arrabbiato come una bestia. Arrabbiato come una bestia. Oddio! Oh! Ma... Ho visto bene. Era finto! Non era Ivanov!
Non era Ivar, come si chiama? Alexander Volkov, era finto! Era un'altra persona! Ma chi era allora? Attenzione, il match non è ancora finito! Non è ancora finito! Due! E tre! Uno è fuori! Lo tocca Abel Brown adesso, l'ex Punisher! Adesso intanto... Oddio! Bogdan! Bogdan! Ci avevi pensato? Cioè, come fa ancora a muoversi Abel Brown dopo la nuova tornado party di Damon? Come ha fatto? Come fa? Come fa ancora a muoversi? Non lo so. Vabbè, mi sto dimenticando che stiamo parlando dell'ex Punisher. Sì, intanto va a spezzargli come solito le gambe. Abel Brown, questa abitudine non cambia. Il repertorio mosse per Abel Brown è rimasto praticamente lo stesso. Ancora, occhio. Oh! Heel crush, crossed heel crush. Intanto il nominato è andato ad assistere Abel Brown. È rimasto ancora fuori. Che dovrebbe lasciarlo il ring visto che ha perso. Attenzione intanto Bobby Blackwell. Splendida. Michinoku Driver, possiamo chiamarla così? In deadlift. Sì, intanto va a sollevarlo Bobby. Power Slam. Forse Bobby può avere delle speranze. Grazie anche a un aiuto fondamentale di Cyber Adamant e Demon. Che l'abbiamo visto anche a Fury. Hanno avuto un cenno d'intesa. Intanto. Mamma mia! Bellissima da parte di Blackwell. Adesso va a prenderlo con un suplex. Un suplex. L'ho fatto roteare però. In rotazione. Parte con i pugni, para Abel Brown. Prova la Shockslam, evita. E va ancora. Ancora. Mamma mia ragazzi, quante emozioni. Alle mie prima da fisso a takedown e anche quella di Michele. Esatto. Ma attenzione intanto Bobby Blackwell, però un roll up, no invece no, attenzione! Oh, schiena! Punta! Uno, due! Niente da fare. Se l'arbitro era più reattivo, ce l'avrebbe fatta forse. Qua Bobby Splendere Blackwell comunque. Qua Bobby Blackwell si gasa. Elbow drop. È vero, ma stavo pensando, il match è continuato perché non hanno attaccato i partecipanti su ring, ma hanno attaccato quelli che erano fuori, ovvero quelli che non partecipavano al match. Insomma, gli hanno dato hanno dato supporto a Bobby, però guardano in cagnesco tutti e tre. Bobby però che non si perde d'animo. Ancora. Enziguri. In salto addirittura. Va, attenzione Bell Brown. Provato a una, sembrava una Boston Crab, ma Bobby Blackwell lo ha respinto. Bobby Blackwell potrebbe, c'ho una tensione che non avete idea per Bobby. Oh, risponde. Attenzione intanto. Oh no, Bobby. Che sequenza. Qua adesso mi sa che è proprio pronto. È Bell Brown. È pronto. Forse è pronto per la annihilation. O peggio. Attenzione. Shinbreaker. Dragon Screw. Se lo sta preparando. Infatti. No, vuole colpirgli le gambe molto duramente. È l'azione classica. Vuole prepararlo per poi sottometterlo alla annihilation.
Ancora in fase, niente da fare. Bobby Blackwell riesce a trovare un'azione e adesso va a segno. Olympic Slam a segno, e prova anche a chiudere. Prova a chiudere Bobby. Uno, due, niente da fare. Mamma mia, che tensione. E Bell Brown c'è ancora. Provato una shot block. Ha provato una shot block frontale. Bobby, prova la bombshell. Bombshell! Uno, due, e tre. Ed è tre, signori. Adesso tocca a Bogdan, però Bobby Blackwell è abbastanza danneggiato. Non vedo una probabile vittoria per Bobby perché è stanco. Ha dovuto affrontare prima il nominato, come si chiama. Poi Abel Brown, nonostante l'aiuto fondamentale di Cyber Adam e Damon. Va con una shot contro Bogdan. Ancora da queste culate. Mamma mia. Lo prende per la testa, mamma mia. Quel tentativo di chiusura sarà stato per il tiro. Niente, oh, non riesce Blackwell a trovare una reazione, niente, non ci riesce, è la stanchezza. È la stanchezza per Bobby, non riesce a trovare proprio uno spiraglio. Mamma mia. Un treno, un tir proprio, frontale con un tir. È arrivato il bip bip. Uno, due, no. Blackwell ancora che resiste, non so come. Della rincorsa a Bogdan. Mamma mia. Fistus Lariat che le ha letteralmente staccato la testa. Adesso va con la powerbomb. Arriva addirittura tripla, comrade powerbomb. Tripla. È finita. Non è finita. Invece no. Va con una ginocchiata. No, Bobby riesce a trovare uno spiraglio, ma invece no. Attenzione. Finalmente. Potrebbe provare una reazione. Suplex. Riesce a sollevare Bogdan. E forse può metterlo veramente in difficoltà questa volta. Ecco, alla Rumble bastava fare così. Avrebbero eliminato da un pezzo. Bobby. Ancora va all'angolo. Serie di pugni. E lo stende. Bogdan è giù. Attenzione, lo mette in posizione trionfo. Bobby Blackwell. E se lo deride. Lo deride. Lo deride. Gli ride addosso. Cioè, proprio. Ecco, infatti. Adesso la paga. L'orgoglio precede la distruzione. No, attenzione! Stavo per dire l'orgoglio precede la distruzione. Bobby. Cos'è Dragon Ball? Cos'era? No, è una citazione dei Simpson. Ah! Attenzione! Back suplex sull'Epron. Attenzione, Bob. Oh, attenzione! Fuori dal ring! Powerbomb! Pollici verso, mi sa proprio che la favola è finita. Invece no, Bogdan continua, ma
ancora per poco. Mi sa proprio che è mi sa proprio che vuole prepararlo. È infatti. Però eccola, arriva la super. Powerbomb. Non c'è scampo. Mamma mia. Super Comrade Powerbomb. Ed è finita, ragazzi. Finita per Bobby. 1, 2, 3. Nonostante l'aiuto di Cyber Adam e Demon, è riuscito comunque Volkov a portare il suo team in trionfo. Oh no. No, non è finita, non è finita ancora. Non è ancora finita. Attenzione. Tripla powerbomb. Mamma mia. Porca. Eccolo là, il vero Volkov, guardalo. Il vero Volkov. Mamma mia. L'armata russa vince. Stanno dominando, da quando si sono formati stanno letteralmente dominando sia Fury sia Takedown. Ma chi li fermi? Io chi li fermerà sti tre? Non ne ho proprio idea. Non ne ho idea. Signori, grazie a tutti per averci seguito alla nostra prima insieme Alan Mac e Michele Avino. Noi ci vediamo la prossima settimana con l'ultima puntata prima di WrestleMania. Buonanotte a tutti. Ciao. We won.